Ricominciano i corridoi umanitari dall'Afghanistan. 1.200 rifugiati saranno accolti in Italia. Al Viminale la firma del protocollo. Sentiamo Alessandra Barone. Si riapre il ponte umanitario tra Italia e Afghanistan dopo i voli militari che quest'estate hanno portato circa 5.000 afghani nel nostro paese. Altri 1.200 saranno accolti nelle prossime settimane. Famiglie ora rifugiate in Pakistan e Iran in attesa di protezione. Al Viminale la firma del protocollo tra i ministeri dell'interno e degli esteri, enti e associazioni. La ministra Lamorgese ha sottolineato l'importanza dell'accoglienza da parte dell'Europa. Un popolo che ha sofferto, che si è trovato in gravissima difficoltà e tutti noi abbiamo assistito anche dalle TV con ansia a tutto quello che avveniva, come da un momento all'altro sembrava che i diritti umani fossero cancellati, come il valore dell'essere donna. 400 afghani aderiscono ai progetti di accoglienza del Ministero dell'Interno, 800 quelli seguiti da CEI, ARCI, Chiesa Valdese e Comunità di Sant'Egidio. I corridoi umanitari uniranno accoglienza e integrazione. Gli afghani che vi giungeranno saranno non solo accolti nel nostro paese ma anche integrati e avranno finalmente un futuro di pace e di libertà.